Stasera vi vorrei raccontare una creepypasta tra N96 e McDavid. Iniziamo. Inizia a scrivere N96. Stai dormendo? No, nemmeno tu immagino. Non riesco, c'è il vento. Sembra che ci siano i gatti che gridano fuori. Qual è la tua scusa? Sto studiando. Ah, è così che si chiamano i porno. Adesso. Emmy, ma che cazzo? Non lo stai negando, eh? Non riesco ancora a credere quello che ha fatto Johnny oggi. Nemmeno io, quella ragazza ha dei problemi. Che cazzo, il vento è fortissimo, non è normale. Niente vento qua, solo pioggia. Beato te, ho bisogno di una dormitoria in generale. Merda, credo di aver sentito dei passi sulla ghiaia fuori. Cazzo, sei insomma, cosa stai dicendo che... Merda. Credo di aver sentito di nuovo dei passi sulla ghiaia fuori. Manda fuori quel pazzo di tuo padre a controllare. Sono a casa da soli, i miei genitori sono andati in vacanza. Te l'avevo detto. Veramente, fino a quando dovremmo uscire insieme? Sembrano veramente dei passi, ma sono strani. Dovrei guardare fuori dalla finestra, ma il mio letto è così caldo. Sicura di voler guardare fuori dalla finestra mentre sei sola? E se ci fosse veramente qualcuno nel tuo giardino che ti guarda? Non è divertente, David. Wow, rilassati, sono sicuro che non è niente, dai. Vado a controllare e torno subito. Se c'è qualcosa che non va, chiamami. David, c'è qualcuno in giardino. Veramente? Sì, vedo un uomo di schiena. Cosa sta facendo? Sta cercando qualcosa. E dei cespugli a carpone. Sarà fatto. Starà cercando la sua roba. David, sono seria, che cazzo faccio? Niente, tra poco andrà via da sola. Oddio, adesso starà scavando in mani nude, sta rovinando il giardino. Cioè, tu mi stai dicendo, c'è un uomo di schiena e tu dici sta rovinando il giardino. Merda, si sta girando, come hai fatto? Cazzo, David, non è divertente. Cosa? Come fai? Di che stai parlando? Ti vedo, sei nel mio giardino, come fai a scrivere senza toccare il cellulare? Guarda su, sono alla finestra, non vedi che ci sto picchiando sopra? Cazzo Emmy, adesso stai spaventando anche me. Io non sono nel tuo giardino, quello non sono io. Smettila di scherzare. Vedo la tua faccia e quella stupida giacca di football di cui mi vai tanto fiero. Sarà qualcuno che mi assomiglia, veramente Emmy, io sono a casa, non scherzerei mai così. Sarà un tuo amico David che sta facendo un scherzo malato, altrimenti come farebbe ad avere la tua giacca? Ci sono un sacco di giacche come quella, i miei amici non mi assomigliano per niente. È solo che hai in mente me. Sta scavando ancora, se ne deve andare, cazzo. Emmy, hai una pistola in casa? Non essere stupido, David, non potrei mai uccidere qualcuno. Ma non devi usarla, fagli vedere solo che non scherzi. Non c'è scritto il tuo nome dietro alla giacca? Sì, tutte le squadre ne hanno una con sopra i nostri nomi. Vedi il tuo cazzo di nome. Cosa? Cosa cazzo succede, David? Emmy, quella giacca è nel mio armadio. Cazzo, mi ha vista. Perché sorride così? Sta venendo qui. Chiama la polizia. Emmy, rispondi.